E questa è la sala del trono a Goslar. O anche, se vuoi, nel castello dell'Arz. O a Worms. Secondo la vicenda che rappresentiamo, balza con noi, ora qua, ora là. In Sassonia. In Lombardia. Sul Reno. Che cos'è? Entra o non entra? No, no, dorme. State pur comodi. Santo Dio, potevate dircelo. Per favore, ci avrebbe un fiammifero? Oi, a pipa no qua dentro, eh? No, fumo una sigaretta. Ah. Ma, scusate, questa sala, questo vestiario... Beh? Che Enrico IV? Io non mi raccapezzo bene. È o non è quello di Francia? Quello di Francia, dice. Ha creduto quello di Francia. Enrico IV di Germania, caro mio, dinastia dei Sali. Il grande e tragico imperatore. Quello di Canossa. Noi sosteniamo qua, giorno per giorno, la spaventosissima guerra fra Stato e Chiesa. Oh! L'impero contro il papato. Oh! Antipapi contro i papi. I re contro gli antire. E guerra contro i sassoni. E tutti i principi ribelli. Contro i figli stessi dell'imperatore. Ho capito. Perciò non mi raccapezzavo vedendomi parato così ed entrando in questa sala. Ho detto bene, non era vestiario questo del 1500. Ma che 1500? Qui siamo fra il 1000 e il 1100. Puoi farti il conto. Se il 25 gennaio del 1071 siamo davanti a Canossa... Oddio mio, ma allora è una rovina. Eh già, se credeva ad essere alla corte di Francia. Tutta la mia preparazione storica. Siamo, caro mio, 400 anni prima. Oh, ci sembri un ragazzino. Ma me lo potevano dire, per Dio santo, che si trattava di quello di Germania e non di Enrico IV di Francia. Nei 15 giorni che mi accordarono per la preparazione, lo so io quanti libri ho scartabellato. Ma scusa, non lo sapevi che qua il povero Tito era Adalberto di Brema? Ma chi è Adalberto? Lo sapevo un corno io. No, vedi com'è. Morto Tito, il marchesino di Nolli. È stato proprio lui, il marchesino. Ma che ci voleva a dirmi? Ma forse credeva che lo sapessi. Non voleva più assumere nessun altro in sostituzione. 3 quanti restavamo gli pareva che potessimo bastare. Ma lui cominciò a gridare, cacciato via Adalberto. Perché il povero Tito, capisci, non gli parve che morisse, ma che nella veste del vescovo Adalberto gliel'avessero cacciato via dalla corte i vescovi rivali di Colonia e di Magonza. Ma io non ne so una saetta di tutta questa storia. Stai fresco allora, caro mio. Il guaio è che non lo sappiamo neanche noi chi sei tu. Neanche voi. Ma chi debbo rappresentare io? Non lo sapete? Bertoldo. Bertoldo? Ma chi Bertoldo? Perché Bertoldo? Mi hanno cacciato via Adalberto e allora io voglio Bertoldo, voglio Bertoldo. Cominciò a gridare così. Noi ci guardammo tutti e 3 negli occhi. A chi sarà questo Bertoldo? Ed eccoti qua, Bertoldo, caro mio. Ci farai una bellissima figura. Ah, ma io non la fo, grazie tante, me ne vado io. Me ne vado, No, non sarai mica il Bertoldo della favola. E ti puoi confortare che non lo sappiamo nemmeno noi del resto chi siamo. Lui Arialdo. Lui Ordulfo, io Landolfo. Ci chiama così, ci siamo ormai abituati. Ma chi siamo? Nomi del tempo, un nome del tempo sarà anche il tuo, Bertoldo. Uno solo tra noi, il povero Tito, aveva una bella parte assegnata, come si legge nella storia, quella del vescovo di Brema. Pareva un vescovo davvero, oh, magnifico. Povero Tito. Sfido, se l'era potuta studiare bene sui libri, lui. E comandava anche a sua maestà. Si imponeva, lo guidava da quasi tutore e consigliere. Siamo consiglieri segreti anche noi per questo. Ma così, di numero. Perché nella storia è scritto che Enrico IV era odiato dall'alta aristocrazia per essersi circondato a corte da giovani della bassa. E saremmo noi. Già, piccoli vassalli regali, devoti, un po' dissoluti, allegri. Devo essere anche allegro. E altro come noi. Non è mica facile, sai. Peccato veramente, perché come vedi qua l'apparato ci sarebbe. Il nostro vestiario si presterebbe a fare una bellissima comparsa in una rappresentazione storica a uso di quelle che piacciono tanto oggi nei teatri. E stoffa, stoffa da cavarne non una, ma parecchie tragedie. La storia di Enrico IV lo offrirebbe davvero. Ma tutti e 4 qua e quei 2 valletti disgraziati là, quando stanno ritti e impalati ai piedi del trono, siamo così, senza nessuno che ci metta su e ci dia da rappresentare qualche scena. C'è, come vorrei dire, la forma. E ci manca il contenuto. Siamo peggio dei veri consiglieri segreti di Enrico IV. Perché sì,
Nessuno neanche a loro aveva dato da rappresentare una parte, ma essi almeno non sapevano di doverla rappresentare. La rappresentavano perché la rappresentavano. Non era una parte, era la loro vita. Insomma, facevano i loro interessi a danno degli altri, vendevano le investiture, che so io. Noi altri invece siamo qua, vestiti così, in questa bellissima corte, per fare che? Niente. Come, sai, i pupazzi appesi al muro che aspettano qualcuno che li prenda e che li muova così o così e che faccia dir loro qualche parola. No, caro mio, scusa. Bisogna rispondere a tono, saper rispondere a tono. Guai se lui ti parla e tu non sei pronto a rispondergli come vuole lui. Già, questo sì, è vero. Hai detto niente. Ma come faccio io a rispondergli a tono che mi sono preparato per Enrico IV di Francia e mi spunta qua ora un Enrico IV di Germania? Bisogna che tu rimedi subito. Va là, t'aiuteremo noi. Ci abbiamo di là tanti libri. Ti basterà in prima una bella ripassatina. Saprai all'ingrosso qualche cosa. Guarda, chi è per esempio quella lì? Quella lì? Ma mi sembra, scusate, prima di tutto una bella stonatura. Due quadri moderni qua in mezzo a tutta questa rispettabile antichità. Hai ragione. Bravo. E difatti prima non c'erano. Ci sono due nicchie là dietro quei quadri. Ci si dovevano collocare due statue scolpite secondo lo stile del tempo. Rimaste vuote, sono state coperte da quelle due tele là. Che sarebbero certamente una stonatura se veramente fossero quadri. E che sono? Non sono quadri? Ah, sì, se vai a toccarli, quadri. Ma per lui che non li tocca... No. Ma che cosa sono allora per lui? Oh, interpreto bada, ma credo che in fondo sia giusto. Immagini sono. Immagini come... Ecco, come te le potrebbe ridare uno specchio. Mi spiego? No. No, oh, là, quella, vedi? Rappresenta lui, vivo com'è, in questa sala del trono, che è anch'essa come deve essere, secondo lo stile dell'epoca. Ma di che ti meravigli, scusa. Se ti mettono davanti uno specchio... Non ti ci vedi forse vivo d'oggi, vestito così, di spoglie antiche? Ebbene, lì è come se ci fossero due specchi che ridanno immagini vive qua in mezzo a un mondo che... Ma non te ne curare, vedrai vivendo con noi come tutto si ravviverà anch'esso. Oh, badate, che io non voglio impazzire qua. Ma che impazzire? Ti divertirai. Ma dico, ma voi come siete diventati così sapienti? Caro mio, non si ritorna indietro ad 800 anni nella storia senza portarsi appresso un po' d'esperienza. Andiamo, vedrai come in poco tempo ti assorbiremo in esse. E diventerai a questa scuola sapiente anche tu. Sì, per carità, aiutatemi subito. Sì. Datemi almeno le notizie principali. Lascia fare a noi, un po' l'uno, un po' l'altro. Ti legheremo i fili e ti metteremo in ordine come il più adatto e compito dei fantocci. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Sì. No, aspettate un momento. Non mi avete detto chi è quella lì? La moglie dell'imperatore? No! La moglie dell'imperatore è Berta di Susa, sorella di Amedeo II di Savoia. E l'imperatore, che vuole essere giovane con noi, non può soffrirla e pensa di ripudiarla. Quella è la sua più feroce nemica, Matilde, la marchesa di Toscana. Ah, ho capito. Quella che ospitò il Papa... A Canossa, appunto. Papa Gregorio VII. Il nostro spauracchio. Andiamo. Andiamo. Franco, Lolo! Che vuoi? Ma come? Qua dentro lui? Oh, un uomo del 1900! Via! Messo di Gregorio VII! Via! Dai, finitela! No, tu non puoi metter piede qua dentro! Fuori! Sortilegio, sai, demonio evocato dal mago di Roma! Cava la spada! Basta, finitela, vi dico! Non fate i matti con me! È arrivato il signor Marchese in comitiva. Ah, benissimo. Ci sono signore? Vecchie, giovani? Ci sono due signori. Ma le signore, chi sono? La signora Marchesa con la figlia. Come? La Marchesa? Hai detto? La Marchesa. E i signori? Non lo so. Bertoldo, vengono a darci il contenuto, capisci? Tutti messi di Gregorio VII, ci divertiremo. Insomma, mi lasciate dire. Chi parla? Pare che uno dei quei due signori sia un medico. Ah, abbiamo capito, uno dei soliti medici. Bravo Bertoldo, tu porti fortuna. Vedrai come ce lo lavoreremo, questo signor medico. Io penso che mi troverò così subito in un bel impiccio. Ma statemi a sentire. Vogliono entrare qua nella sala. Come? Lei, la marchesa, qua? Altro che contenuto, allora. E nascerà davvero la tragedia. Perché?
Ma perché? È quella lì, del ritratto! Non capisci? La figliuola è la fidanzata del marchese. Ma che sono venuti a fare? Si può sapere? Ma se lui la vede, guai! No, no, forse oramai non la riconoscerà più. Bisogna che voi, se si sveglia, lo tratteniate di là. Sì, scherzi, e come? Ma per Dio, anche con la forza! Se mi hanno comandato così, andate, andate. Sì, sì, perché forse a quest'ora si sarà già svegliato. Sì, sì, andiamo, andiamo. Oh, ma poi ci spiegherai, sì, eh? Sì, ci spiegherai, vero? Credete costà. Sì. E nascondete la chiave. Sì, va bene. Anche di quell'altra porta. Sì, va bene. Via, via, voi altri due valletti, via, di là, via. Richiudete la porta, via la chiave. Va bene. Giovanni, hai dato bene gli ordini? Sì, signor Marchese, stia tranquillo. Magnifico, magnifico, interessantissimo, anche nelle cose, nel delirio che torna così a putto. Magnifico, sì, sì, magnifico. Ah, eccolo là. Sì, sì, oh, guarda, Dio mio, Frida, Frida, guarda. Ah, il tuo ritratto. Ma no, guarda, non sono io, sei tu là. Sì, è vero, ve lo dicevo io. Oh, ma non avrei mai creduto tanto. Dio, che senso. Ma come, Frida, vieni? Non ti vedi in me tu là? Non ti sembra? Ma come non ti sembra? Guardate voi, Tito, ditelo voi. Ah no, io non guardo. Per me, a priori no. Oh, che stupido, crede di farmi un complimento. Dica, dica lei, dottore. Cosa? No, dottore, per carità, non si presti. E perché non mi dovrei prestare? Ma non li dia retta, venga, è insoffribile. Fa di professione lo scemo? Non si guardi i piedi, si guardi i piedi, dottore, i piedi. I piedi? Perché? Ha le scarpe di ferro. Io? Sì, signore, e va incontro a quattro piedini di vetro. Oh, no, mi pare che dopo tutto non ci sia da stupirsi che una figlia assomiglia alla madre. Patatrac, ecco fatto. Perché patatrac? Che cos'è? Che cosa ha detto? Non è forse così? Ha detto che non c'è da stupirsi, mentre voi ne siete tanto stupita. E perché allora, scusate, se la cosa è per voi adesso così naturale? Sciocco, sciocco, appunto perché è così naturale. Perché non c'è mica mia figlia là. Quello è il mio ritratto. E trovarci mia figlia invece che me mi ha stupito. E il mio stupore, vi prego di credere, è stato sincero. E vi proibisco di metterlo in dubbio. Oh, Dio mio, sempre così. Per ogni non nulla una discussione. Non ho messo in dubbio nulla io. Ho notato che tu, Frida, fin da principio, non hai condiviso lo stupore di tua madre. O se di qualche cosa ti sei stupita, è stato perché le sembrasse tanta la rassomiglianza tra te e quel ritratto. Sfido! Ma perché lei non può conoscersi me come era la sua età? Mentre io là posso ormai conoscermi lei come adesso. Giustissimo! Perché un ritratto è lì, sempre fisso, in un attimo, lontano e senza ricordi per la marchesina, mentre tutto ciò che esso può ricordare alla signora marchesa, mosse, gesti, sguardi, sorrisi, tante cose che lì non ci sono... Ecco, appunto! Lei, naturalmente, può rivederle vive ora in sua figlia. Ma lui deve guastarmi sempre ogni minimo abbandono al sentimento più spontaneo. Così, per il gusto di farmi stizzire. La rassomiglianza, caro barone, nasce spesso da cose imponderabili. E così, difatti, si spiega che... qualcuno può trovare anche qualche rassomiglianza tra me e lei, caro professore. Lasciamo andare, lasciamo andare, vi prego. Ci siamo svagati troppo venendo. Sfido, quando c'è lui. Ah, volevo bene perciò che non venisse. Ma se avete fatto tanto ridere alle mie spalle. Ah, che ingratitudine. Basta, ti prego, Tito. Qua c'è il dottore, siamo venuti per una cosa molto seria. Che tu sai quanto mi prema. Ecco, sì, vediamo di precisare bene prima alcuni punti. Questo suo ritratto, scusi, signora Marchesa, come si trova qua? Lo regalò lei allora? No, no, e a qual titolo avrei potuto regalarglielo? Io ero allora come Frida e neppure fidanzata, no. Lo cedetti 3 o 4 anni dopo la disgrazia. Lo cedetti per le vive insistenze di sua madre. Che era sorella di lui. Sì, dottore, ed è un debito questa nostra venuta qua verso mia madre, che mi ha lasciato da un mese. Invece di trovarmi qua, io e lei, Frida, dovremmo essere in viaggio. E assorti in ben altre cure, capisco. Ma è morta con la ferma fede che fosse prossima alla guarigione di questo suo fratello adorato. E non mi può dire, scusi, da quali segni lo arguisse? Ma pare da un certo discorso strano che egli le fece poco prima che la mamma morisse. Un discorso? Ecco, sarebbe utilissimo conoscerlo, per Bacco. Ma io non lo so. So che la mamma ritornò da quella sua ultima visita, angosciata, perché pare che egli sia stato di una tenerezza insolita, quasi presago della prossima fine di lei.
Dal suo letto di morte, ella si fece promettere da me che non l'avrei mai trascurato, che lo avrei fatto vedere, visitare. Ecco, va bene, vediamo prima. Tante volte le minime cause. Questo ritratto, dunque... Oddio, dottore, non credo che ci si debba dare una soverchia importanza. Ha fatto impressione a me perché non lo rivedevo da tanti anni. Prego, prego, abbia pazienza. Ma sì, sta lì da una quindicina d'anni. Ma più di 18 ormai. Prego, scusino, se non sanno ancora che cosa io voglio domandare. Io faccio molto assegnamento, molto, su questi due ritratti eseguiti, mi immagino, prima della famosa e disgraziatissima cavalcata, non è vero? Ah, certo. Quando egli era dunque perfettamente in sensi. Ecco, volevo dir questo. Propose lui a lei di farlo eseguire? Ma no, dottore. Ce lo facemmo eseguire tanti di quelli che prendemmo parte alla cavalcata. Così, per serbarne un ricordo. Me lo feci fare anch'io, il mio di Carlo D'Angiò. Appena furono pronti i costumi. Perché, vede, ci fu la proposta di raccoglierli tutti per ricordo, come in una galleria, nel salone della villa dove si fece la cavalcata. Ma poi ciascuno vuole tenersi il suo. E questo mio, come le ho detto, io lo cedetti, senza poi tanto rincrescimento, perché sua madre... Non sa se fu lui a richiederlo. Ah, non so, forse... O fu la sorella per assecondare amorosamente la... Un'altra cosa, un'altra cosa. L'idea della cavalcata venne a lui? No, no, venne a me, venne a me. Prego. Non li dia retta, venne al povero Belassi. Ma che Belassi? Il conte Belassi, che morì poverino 2 o 3 mesi dopo. Ma se non c'era Belassi quando... Scusi, dottore, ma è proprio necessario stabilire a chi venne l'idea. Sì, mi servirebbe. Ma se venne a me? Ah, questa è bella. Non avrei mica da gloriarmene, dato l'effetto che poi ebbe. Scusate. Fu, guardi, dottore, me ne ricordo benissimo, una sera sui primi di novembre al circolo. Sfogliavo una rivista illustrata tedesca. Sì, guardavo soltanto le figure, si intende, perché il tedesco io non lo so. In una c'era l'imperatore in non so quale città universitaria dove era stato studente. Bonn, Bonn. Sì, Bonn, va bene. Parato, a cavallo, in uno degli strani costumi tradizionali delle antichissime società studentesche della Germania, seguito da un corteo d'altri studenti nobili, anch'essi a cavallo e in costume. L'idea mi nacque da quella vignetta, perché deve sapere che al circolo si pensava di fare qualche grande mascherata per il prossimo carnevale. Proposi questa cavalcata storica, storica per modo di dire, babelica. Ognuno di noi doveva scegliersi un personaggio da rappresentare, di questo o di quel secolo, re o imperatore o principe con la sua dama accanto, regina o imperatrice a cavallo, cavalli bardati, si intende, secondo il costume dell'epoca. E la proposta fu accettata. Io l'invito lo ebbi da Belassi. Appropriazione indebita, se vi disse che l'idea era sua. Non c'era neppure, vi dico, quella sera al circolo quando feci la proposta, come non c'era del resto neanche lui. E lui allora scelse il personaggio di Enrico IV. Perché io, indotta nella scelta dal mio nome, così, senza pensarci più che tanto, dissi che volevo essere la Marchesa Matilde di Toscana. Non capisco bene la relazione. Sa, neanch'io da principio, quando mi sentì rispondere da lui che sarebbe stato allora ai miei piedi come a Canossa Enrico IV. Sì, sapevo di Canossa, ma dico la verità, non mi ricordavo bene la storia. E mi fece anzi una curiosa impressione, ripassandomela per prepararmi a sostenere la mia parte, ritrovarmi fedelissima e zelantissima amica di Papa Gregorio VII in feroce lotta contro l'impero di Germania. Compresi bene allora, perché avendo io scelto di rappresentare il personaggio della sua implacabile nemica, egli mi volle essere accanto in quella cavalcata da Enrico IV. Ah, perché forse... Dottore, perché lui le faceva allora una corte spietata e lei naturalmente... Naturalmente, appunto, naturalmente. E allora più che mai naturalmente. Ecco, non poteva soffrire. Oh no, non è vero. Ma non mi era mica antipatico, tutt'altro. Ma per me basta che uno voglia farsi prendere sul serio. Le dà la prova più lampante della sua stupidità. No, caro, no. In questo caso no. Perché lui non era mica uno stupido come voi. Io non mi sono mai fatto prendere sul serio. Oh, lo so bene. Ma con lui però non c'era da scherzare. Capita fra le tante disgrazie a noi donne, caro dottore, di vederci davanti ogni tanto due occhi che ci guardano con una contenuta, intensa promessa di sentimento duraturo. Oh, niente di più buffo se gli uomini si vedessero con quel duraturo nello sguardo. Ne ho riso sempre così, e allora più che mai. Ma debbo fare una confessione. Sì,
posso farla adesso dopo 20 e più anni. Quando risi così di lui fu anche per paura, perché forse a una promessa di quegli occhi si poteva credere, ma sarebbe stato pericolosissimo. Ecco, ecco, questo mi interessa molto di sapere. Pericolosissimo. Appunto, perché non era come gli altri. E dato che anch'io, sì, via, sono un po' così, più d'un po' per dire la verità, insofferente, ecco, insofferente di tutto quanto è compassato, è così afoso. Ma ero allora troppo giovane, capite? E donna, dovevo rodere il freno. Ci sarebbe voluto un coraggio che non mi sentì di avere. Risi anche di lui. Con rimorso, eh? Anzi, con vero dispetto contro me stessa, poi, perché vidi che il mio riso si confondeva con quello di tutti gli altri sciocchi che si facevano beffe di lui. Pressa poco come di me. Oh, voi fate ridere con la smorfia ad abbassarvi sempre, caro mio, mentre lui al contrario. C'è una bella differenza. E poi a voi vi si ride in faccia. E dico, meglio che alle spalle. Veniamo a noi. Dunque, già un po' esaltato era, a quanto mi pare di aver compreso. Sì, ma in un modo così curioso, dottore. Come sarebbe? Ecco, direi a freddo. Ma che a freddo? Era così, dottore. Un po' strano, certo, ma perché? Perché ricco di vita, estroso. Non dico che simulasse l'esaltazione. Al contrario, anzi. Si esaltava spesso veramente. Ma potrei giurare, dottore, che si vedeva subito lui stesso nell'atto della sua esaltazione. Ecco, e credo che questo dovesse avvenirgli per ogni moto più spontaneo. Dico di più, sono certo che doveva soffrirne. Aveva a volte scatti di rabbia comicissimi contro se stesso. Ah sì, questo è vero. E perché? Perché quella subitanea lucidità di rappresentazione lo poneva fuori ad un tratto d'ogni intimità col suo stesso sentimento che gli appariva non finto, perché era sincero, ma come qualche cosa a cui dovesse dare lì per lì il valore, che so, d'un atto di intelligenza per sopperire a quel calore di sincerità cordiale che si sentiva mancare. E improvvisava, esagerava, si lasciava andare per stordirsi e non vedersi più. Appariva incostante, fatuo, eh sì, diciamolo, anche ridicolo qualche volta. E dica, insocievole? No, che? Ci stava. Concertatore famoso di quadri plastici, di danze, di recite di beneficenza, così per ridere, ben inteso. Ma recitava benissimo, sa. Ed è diventato con la pazzia un attore magnifico e terribile. Ma fin da principio. Si figuri che quando avvenne la disgrazia, dopo che cadde da cavallo... Battì la nuca, è vero? Oh, che orrore, era accanto a me. Lo vidi tra le zampe del cavallo che si era impennato. Ma noi non credemmo affatto da prima che si fosse fatto un gran male. Sì, ci fu un arresto, un po' di scompiglio nella cavalcata. Si voleva vedere che cosa fosse accaduto. Ma già era stato raccolto e trasportato alla villa. Niente, sa? Neanche la minima ferita, neanche una goccia di sangue. Si credette soltanto svenuto. E quando circa 2 ore dopo... Già, ricomparve nel salone della villa. Ecco, questo volevo dire. Oh, ma che faccia aveva. Io me ne accorsi subito. Ma no, non dite. Non ce ne accorgemmo nessuno, dottore, capito? Oh, sfido, perché eravate tutti come pazzi. Recitava ognuno per burla la sua parte. Era una vera Babele. Lei immagina, dottore, che spavento quando si comprese che egli invece la sua la recitava sul serio? Ah, perché anche lui allora... Ma sì, sì, venne in mezzo a noi. Credemmo che si fosse rimesso e che avesse preso a recitare anche lui come tutti noi. Meglio di noi, perché, come le dico, era bravissimo lui. Insomma, che scherzasse. Cominciarono a fustigarlo. E allora era armato da re, sguainò la spada, avventandosi contro 2 o 3. Ah, fu un momento di terrore per tutti. Io non dimenticherò mai quella scena di tutte le nostre facce mascherate, sguaiate, stravolte, davanti a quella terribile maschera di lui, che non era più una maschera, ma la follia. Enrico IV, ecco, proprio Enrico IV in persona, in un momento di furore. Dovette influire, io dico, l'ossessione di questa mascherata, dottore. Ossessione che per più di un mese se n'era fatta. La metteva sempre in tutto ciò che faceva, questa ossessione. Quello che studiò per prepararsi, fino ai minimi particolari, le minuzie. Oh, è facile. Quella che era ossessione momentanea si fissò con la caduta e la percossa alla nuca che determinarono il guasto cerebrale. Si fissò perpetuandosi. Si può diventare scemi, si può diventare pazzi. Capite che scherzi, carini miei. Tu, Carlo, avevi 4 o 5 anni. A tua madre
Frida pare che tu l'abbia sostituita là, in quel ritratto, dove ancora non pensava neppur lontanamente che ti avrebbe messa al mondo. Io sono già con i capelli grigi e lui, eccolo là. Paf! Una botta alla nuca e non si è più mosso di là. Enrico IV. Dunque, signori miei, è proprio questo che io... Permesso, scusi, no? È lui, è lui! Ma no, state tranquilli. E chi è? Uno scappato della nostra mascherata. È uno dei quattro giovani che teniamo qua per secondare la sua follia. Io chiedo scusa, signor Marchese. Ma che scusa? Avevo dato ordine che nessuno entrasse qua. Sì, signore, ma io non ci resisto. Le chiedo licenza d'andarmene. Ah, voi siete quello che doveva assumere servizio questa mattina? Sì, signore. Ma le dico che io non ci resisto. Ma dunque non è così tranquillo come dicevi? No, signora, non è lui. Sono i miei tre compagni. Lei dice secondare, signor Marchese. Ma che secondare? Quelli non secondano. I veri pazzi sono loro. Io entro qua per la prima volta invece di aiutarmi, signor Marchese. È permesso? Permesso, signor Marchese. Avanti. Ma insomma, che cos'è? Che cosa fate? Oddio, io me ne scappo. Ma no, Frida. Signor Marchese, questo sciocco. Ah, no, grazie tante, cari miei. Ma io non ci sto, ecco. Non ci sto. Ma come non ci sta? Ha guastato tutto, signor Marchese, scappandosene qua. Lo ha fatto montare su tutte le furie. Non possiamo più trattenerlo di là. Ha dato ordine che sia arrestato e vuol giudicarlo subito qui dal trono. Come si fa? Ma chiudete, andate a chiudere quella porta. Non sarà possibile al solo Ordulfo trattenerlo. Ecco, signor Marchese, se si potesse subito almeno annunziargli la loro visita per distornarlo. Se lor signori hanno già pensato sotto qual veste presentarsi. Sì, si è pensato a tutto. Se lei, dottore, crede di poter far subito la visita. Io no, Carlo, io mi ritiro. E anche tu, mamma, per carità, vieni con me. Dicon, non sono mica ancora armato. Ma no, che armato, dottore? Scusami, Frida, ma codesto tuo timore è proprio puerile. Sei voluta venire? Ah, non io, ti prego. È stata la mamma. E io sono pronta. Insomma, che dobbiamo fare? È proprio necessario, scusate... camuffarci in quel modo? Indispensabili, signore. E purtroppo ci vede. Guai se vedesse loro signori così in abiti d'oggi. Crederebbe a un travestimento diabolico. Come voi appaiono travestiti loro, così a lui, nei nostri panni, appariremmo travestiti noi. E non sarebbe nulla, forse, signor Marchese, se non dovesse parergli che fosse per opera del suo mortale nemico. Il Papa Gregorio VII. Appunto, dice che era un pagano. Il Papa. Ah, non c'è male. Sì, signore, e che evocava i morti. Lo accusa di tutte le arti diaboliche, ne ha una paura terribile. Il delirio persecutorio. Infurierebbe. Ma non è necessario, Tito, che tu ci sia, scusa. Noi ce ne andremo di là, basta che lo veda il dottore. Dice, io solo? Ma ci sono loro. No, di con sé la signora Marchesa. Ma sì, voglio esserci anch'io. Sì, voglio esserci anch'io, voglio rivederti. Ma perché, mamma, ti prego. Vieni con noi. Lasciami fare, sono venuta per questo. Io sarò Adelaide, la madre. Ecco, benissimo, la madre dell'imperatrice Berta, benissimo. Basterà allora che la signora si cinga alla corona ducale e indossi un manto che la nasconderà tutta. Vai, Arialdo. Aspetta, e il signore? Ah, sì, abbiamo detto, mi pare, il vescovo Ugo di Cluny. Il signore vuol dire l'abate. Benissimo, Ugo di Cluny. È già venuto qui tante altre volte. Come è venuto? No, non abbia paura. Voglio dire che, essendo un travestimento spiccio... Si è usato altre volte. Mamma... No, non c'è pericolo che se ne ricordi. Guarda più all'abito che alla persona. Ah, questo è bene anche per me, allora. Noi andiamo, Frida. Vieni con noi, Tito. Ah, no? Se lei resta, resto anch'io. Ma non ho affatto bisogno di voi. Non dico che ne abbiate bisogno. Ho piacere di rivederlo anch'io. Non è permesso? Ah, sì, forse sarebbe meglio che fossero in tre. E allora il signore? Ma veda di trovare un travestimento spiccio anche per me. Sì, ecco, di Cluniacense. Cluniacense? Come sarebbe? Una tonaca da benedettino dell'abbazia di Cluny. Figurerà al seguito di Monsignore. Vai, Arialdo. E anche tu, via. E non ti far vedere per tutto quest'oggi. No, aspettate.
Porta qua tu, Bertoldo, gli indumenti che lui ti darà e tu, Arialdo, vai subito ad annunziare la visita della duchessa Adelaide e di monsignore Ugo di Cluny, intesi, eh? Noi allora ci ritiriamo. Vieni, Frida, andiamo. Mi dovrebbe, credo, veder bene sotto le vesti di Ugo di Cluny. Benissimo, stia tranquillo. Monsignore è sempre stato accolto qua con grande rispetto. E anche lei stia tranquilla, signora Marchesa. Ricorda sempre che deve l'intercessione di loro due se dopo due giorni di attesa in mezzo alla neve, già quasi assiderato, fu ammesso nel castello di Canossa alla presenza di Gregorio VII che non voleva riceverlo. E io, scusate? Lei si tenga rispettosamente da parte. Fareste bene ad andarvene. Voi siete molto commosso. Sono come sono, lasciatemi in pace. Ah, ecco qua gli abiti, questo manto per la Marchesa. No, no, aspettate, mi levo il cappello. Sì, lo porterai di là tu, eh? Permetti? Oddio mio, ma non c'è uno specchio qua? Ci sono di là, se la signora Marchesa vuol fare da sé. Sì, sì, sarà meglio, date qua, faccio subito. Ecco la compagna. Questa di far da Benedettino, dico la verità, non me la sarei mai aspettata. O dico, è una pazzia che costa fior di quattrini. Ma anche tante altre pazzie, veramente. Quando per secondarle si ha a disposizione un patrimonio. Ah, sì, signore. Abbiamo di là un intero guardaroba, tutto di costumi del tempo, eseguiti alla perfezione su modelli antichi. È mia cura particolare. Mi rivolgo a sartorie teatrali competenti. Si spende molto, ma... Ah, magnifica! Veramente regale. Oddio, oddio, oh! Ma no, levatevi! Voi siete impossibile! Sembrate uno struzzo vestito da monaco! E guardate il dottore! Pazienza, pazienza! Ma no, no, meno male il dottore, ma voi fate proprio ridere! Ma si fanno dunque molti ricevimenti qua? Ah, secondo, tante volte ordina che gli si presenti questo o quel personaggio, e allora bisogna cercare qualcuno che si presti, anche donne. Ah, anche donne? Prima sì, molte. Oh, bella, in costume, così. Ma sa, donne di quelle... Che si prestano, capito? Badate che diventa per voi pericoloso. Oh. Sua maestà, l'imperatore. Madonna, monsignore... È Pietro Damiani. No, maestà, è un monaco di Cluny che accompagna l'abate. È Pietro Damiani. È inutile, padre, guardare la duchessa. Vi giuro, Madonna, che il mio animo è cangiato verso vostra figlia. Confesso che se lui non fosse venuto a impedirmelo in nome del Papa Alessandro, l'avrei ripudiata. Oh, sì, c'era chi si prestava a favorire il ripudio. Il vescovo di Magonza per 120 poderi. Maestà! Non debbo in questo momento dir male dei vescovi. Vi sono grato, credetemi, vi sono grato ora, Pietro Damiani, di quell'impedimento. Tutta l'umiliazione è fatta la mia vita. Mia madre, Adalberto, Tribur, Goslar e ora questo saio che mi vedete addosso. Ma non importa. Chiarezza di idee, perspicacia, fermezza di contegno e pazienza nell'avversa fortuna. So correggere gli errori commessi e anche davanti a voi, Pietro Damiani, mi umilio. Se non è partita da voi l'oscena voce che la mia santa madre Agnese abbia illeciti rapporti col vescovo Enrico d'Augusta... No, da me no. No, vero? Ah. Infamia, non ve ne credo capace. Sono loro, sempre quelli, monsignore. Sì, i vescovi rapitori. Quelli, già, quelli. Nulla è bastato a costoro. Un povero ragazzo, monsignore. Si passa il tempo giocando, anche quando senza saperlo si è re. 6 anni avevo e mi rapirono mia madre. E contro lei si servirono di me, ignaro, e contro i poteri stessi della dinastia, profanando tutto, rubando, uno più ingordo dell'altro, Anno più di Stefano, Stefano più di Anno. Sta, Acia! Non debbo in questo momento dir male dei vescovi. Ma questa infamia su mia madre, monsignore,
passa la parte. E non posso neanche piangerla, Madonna. Mi rivolgo a voi che dovreste avere viscere materne. Venne qua a trovarmi dal suo convento ora circa un mese e mi hanno detto che è morta. Ma non posso piangerla, perché se voi ora siete qua e io così, vuol dire che ho 26 anni. E che dunque lei è viva, maestà? Ancora nel suo convento. E posso dunque rimandare ad altro tempo il dolore? Guardate, ancora biondo. Per voi io non ne avrei bisogno, ma giova qualche segno esteriore. Termini di tempo, mi spiego, monsignore. Ma vedo che anche voi, duchessa, italiana. Oh, Dio mi guardi dal mostrarne disgusto o meraviglia. Velleità. Nessuno vorrebbe riconoscere quel certo potere oscuro e fatale che assegna limiti alla volontà. Ma dico io, se si nasce e si muore. Nascere, monsignore, voi l'avete voluto, io no. E tra l'un caso e l'altro, indipendenti entrambi dalla nostra volontà, tante cose avvengono che tutti quanti vorremmo non avvenissero e a cui a malincuore ci rassegniamo. Sì, purtroppo. Ecco, e quando non ci rassegniamo vengono fuori le velleità. Una donna che vuole essere uomo, un vecchio che vuole essere giovane. Velleità, velleità. Nessuno di noi mente o finge, c'è poco da dire. Ci siamo fissati tutti in buona fede e in un bel concetto di noi stessi. Monsignore, però, mentre voi vi tenete fermo, aggrappato con tutte e due le mani alla vostra tonaca santa, di qua, dalle mani che vi scivola, vi sguiscia come un serpe qualche cosa di cui non vi accorgete. Monsignore, la vita. E sono sorprese quando ve la vedete all'improvviso consistere davanti così sfuggita da voi. Dispetti, ire contro voi stesso, rimorsi, oh sì. Anche rimorsi, se sapeste. Io me ne sono trovati tanti davanti e con una faccia che era la mia stessa, ma così orribile che non ho potuto fissarla. A voi non è mai avvenuto, Madonna? Vi ricordate proprio di essere stata sempre la stessa voi? Oh Dio, ma allora com'è che un giorno poteste commettere quella tale azione? Sì, quella appunto, ci siamo capiti. E che voi, Pietro Damiani, poteste essere l'amico di quel tale... No, no, non glielo nomino, so che gli fa troppo dispetto. Ma tutti, pur non di meno, seguitiamo a tenerci stretti al nostro concetto, così come chi invecchia si ritinge i capelli. Che importa che questa mia tintura non possa essere vera per voi, se riesce ad esserlo un poco per me. Voi, Madonna, certo non ve li tingete per ingannare gli altri, né voi, ma solo un poco, poco poco, la vostra immagine davanti allo specchio. Io lo faccio per ridere, voi lo fate sul serio, ma vi assicuro che per quanto sul serio siete mascherata anche voi, Madonna. Oh, non per la venerabile corona che vi cinge la fronte a cui mi inchino, o per il vostro manto ducale, no, no, dico soltanto per codesto ricordo che volete fissare in voi artificialmente del vostro color biondo in cui un giorno vi siete piaciuta, o del vostro color bruno se eravate bruna, l'immagine che vi è meno della vostra gioventù. A voi, Pietro Damiani, invece, il ricordo di ciò che siete stato, di ciò che avete fatto, appare ora riconoscimento di realtà passate che vi restano dentro, è vero, come un sogno. E anche a me, come un sogno. E tante a ripensarci.
inesplicabili. No, nessuna meraviglia, Pietro Lamiani, sarà così domani della vostra vita d'oggi. Oh, questo saio qua! Ah, per Dio! Domani a Bressanone 27 vescovi tedeschi e lombardi firmeranno con me la destituzione di Papa Gregorio VII, non pontefice, ma monaco falso! Maestà, maestà, in nome di Dio! No. Guardate a quello che dite! Ah, oh, signore, la duchessa, sono qui per intercedere, oh, a vostro favore! Ah, ecco, sì, siamo qua per intercedere! Oh, perdono, sì, perdono, monsignore! Perdono, Madonna, sento, vi giuro, sento tutto il peso dell'anatema. Io non so perché oggi non mi riesce di essere umile davanti a quello là. Ma perché voi, maestà, vi ostinate a credere che sia Pietro Damiani, mentre non è? Non è Pietro Damiani. Ma no, è un povero monaco, maestà. Nessuno di noi può valutare ciò che fa. Quando fa per istinto. Forse voi, Madonna, potete intendermi meglio degli altri perché siete donna e duchessa. Pensate dunque, Madonna, che Berta, vostra figlia, per cui vi ripeto, il mio animo è cangiato. Oh. Cangiato! Cangiato per l'affetto e la devozione di cui ha saputo darmi prova in questo terribile momento! Maestà. È venuta con me, Madonna, è giù nel cortile, ha voluto seguirmi come una mendica ed è gelata da due notti all'aperto sotto la neve. Voi siete sua madre, dovrebbero muoversi le viscere della vostra misericordia e implorare con lui, dal pontefice, il perdono. Che ci riceva. Ma sì, subito. Lo faremo. E un'altra cosa. Non basta che mi riceva. Voi sapete che egli può tutto. Vi dico tutto. Evoca perfino i morti. Ah, eccomi qua. Mi vedete? E non c'è arte di magia che gli sia ignota. Ebbene, monsignore, Madonna, la mia vera condanna è questa o quella, guardate, di non potermi più distaccare da quest'opera di magia. Sono ora penitente e così resto, vi giuro che resto finché egli non m'abbia ricevuto, ma poi voi due, dopo la revoca della scomunica, dovreste implorarmi questo dal Papa che lo può. Distaccarmi di là e farmela vivere tutta questa mia povera vita da cui sono escluso. Madonna, io ve lo chiedo anche per vostra figlia, che io la possa amare come ella si merita, così ben disposto come sono adesso, intenerito come sono adesso dalla sua pietà. Ecco, questo sono nelle vostre mani. Madonna, Monsignore. Per me è così. Sarà come dice lei, caro dottore, ma questa è la mia impressione. Non dico di no, ma creda che è soltanto così, un'impressione. Scusi, però l'ha perfino detto, e chiaramente. Non è vero, Marchese? Chi ha detto? Ah, sì, ma non per la ragione che voi credete. Intendeva dei nostri abiti soprammessi, il suo manto, le nostre tonache da benedettini e tutto questo è puerile. Puerile? Ma cosa dice, dottore? Da un canto, sì, prego, mi lasci dire, Marchesa, ma dall'altro è molto, molto più complicato di quanto possiate immaginare. Per me è chiarissimo, invece. Sì. Bisogna intendere questa speciale psicologia dei pazzi. Per cui, guardi, si può essere anche sicuri che un pazzo nota. Può notare benissimo un travestimento davanti a lui e assumerlo come tale. E, sì signori, tuttavia, crederci proprio come fanno i bambini. Per cui è insieme gioco e realtà. Ho detto perciò puerile.
ma è poi complicatissimo in questo senso, che egli ha, deve avere perfettamente coscienza di essere per sé, davanti a se stesso, un'immagine, quella sua immagine là. Ma sì, l'ha detto. Ecco, benissimo, un'immagine a cui si sono fatte innanzi altre immagini, le nostre, mi spiego? Ora egli nel suo delirio, acuto e lucidissimo, ha potuto avvertire subito una differenza fra la sua e le nostre, cioè che c'era in noi, nelle nostre immagini, una finzione, e ne ha diffidato. Tutti i pazzi sono sempre armati di una continua, vigile diffidenza, ma questo è tutto. A lui, naturalmente, non è potuto sembrare pietoso questo nostro giuoco fatto attorno al suo, e il suo a noi si è mostrato tanto più tragico quanto più egli, quasi a sfida, vi spiego, indotto dalla diffidenza, ce l'ha voluto scoprire appunto come un gioco. Anche il suo, sì signori, venendoci avanti con un po' di tintura sulle tempie e sulle guance e dicendoci che se l'era data apposta per ridere. No, non è questo, dottore. Non è questo, non è questo. Ma come non è questo? Io sono sicurissima che egli mi ha riconosciuta. Non è possibile, non è possibile. Ma che? Mi ha riconosciuta, vi dico. Quando è venuto a parlarmi da vicino, guardandomi negli occhi, proprio dentro gli occhi, m'ha riconosciuta. Ma se parlava di vostra figlia... Non è vero, di me. Parlava di me. Sì, forse quando disse... Dei miei capelli tinti. Ma non avete notato che aggiunse subito, oppure il ricordo del vostro color bruno, se eravate bruna? Si è ricordato perfettamente che io allora ero bruna. Ma che... I miei capelli, dottore, sono di fatti bruni come quelli di mia figlia. E perciò si è messa a parlare di lei. Ma se non la conosce vostra figlia, se non l'ha mai veduta. Appunto, non capite nulla. Per mia figlia intendeva me, me com'ero allora. Ah, questo è contagio. Ma che contagio, sciocco. Scusate, siete stata mai sua moglie voi? Vostra figlia nel suo delirio è sua moglie, Berta di Susa. Ma perfettamente, perché io, non più bruna come egli mi ricordava, ma così bionda, mi sono presentata a lui come Adelaide, la madre. Mia figlia per lui non esiste, non l'ha mai veduta. L'avete detto voi stessa? E cosa ne sa perciò se sia bionda o bruna? Ma ha detto bruna così in generale, Dio mio, di chi vuol fissare comunque, sia bionda sia bruna, il ricordo della gioventù nel colore dei capelli. E voi al solito vi mettete a fantasticare. Dottore, dice che non sarei dovuto venire io. Ma non sarebbe dovuta venire lei? No, no, parlava di me. Ha parlato sempre a me, e con me e di me. Alla grazia, non mi ha lasciato un momento di respiro. E dite che ha parlato sempre di voi. Tranne che non vi sia parso che alludesse anche a voi quando parlava con Pietro Damiani. E chi lo sa? Mi sapete dire perché subito, fin dal primo momento, ha sentito avversione per voi? Soltanto per voi? La ragione, scusino, può essere anche nel fatto che gli fu annunziata soltanto la visita della duchessa Adelaide e dell'abate di Cluny, trovandosi davanti un terzo che non gli era stato annunziato, subito la diffidenza. Ecco, benissimo. La diffidenza gli fece vedere in me un nemico, Pietro Damiani. Ma sei intestata che l'abbia riconosciuta? Oh, su questo non c'è dubbio. Me lo hanno detto i suoi occhi, dottore. Sapete quando si guarda in un modo che nessun dubbio è più possibile. Forse fu un attimo, cosa volete che vi dica? Non è da escludere, un lucido momento. Ecco, forse. E allora il suo discorso m'è parso pieno tutto del rimpianto della mia e della sua gioventù per questa cosa orribile che gli è avvenuta e che l'ha fermato là, in quella maschera, da cui non si è potuto più distaccare. E da cui si vuole distaccare. Già, per potersi mettere ad amar vostra figlia. O voi, come credete, intenerito dalla vostra pietà. Che è tanta, vi prego di credere. Si vede, Marchesa, tanta che un taumaturgo vedrebbe più che probabile il miracolo. Permettete che parli io adesso? Io non faccio miracoli, perché sono un medico e non un taumaturgo, io. Sono stato molto attento a tutto ciò che ha detto. E ripeto che quella certa elasticità analogica propria di ogni delirio sistematizzato è evidente che in lui è già molto, come vorrei dire, rilassata. Ecco, gli elementi, insomma, del suo delirio non si tengono più saldi a vicenda e questo è molto confortante. Ora, ecco, se con questo trucco violento che abbiamo concertato... Ma com'è che ancora non ritorna quest'automobile in 3 ore e mezzo? Come dice?
questa automobile, dottore? Sono più di 3 ore e mezzo. Più di 4 per questo. Potrebbe essere qua da mezz'ora almeno, ma al solito... Forse non trovano l'abito. Ma se ho indicato con precisione dove è riposto. E Frida piuttosto? Dov'è Frida? Sarà forse in giardino con Carlo. La persuaderà a vincere la paura. Ma non è paura, dottore. Non ci creda. È che si secca. Fatemi il piacere di non pregarla affatto, eh? Io so com'è. Aspettiamo con pazienza. Tanto si farà tutto in un momento e deve essere di sera. Se riusciamo a scrollarlo, dicevo, a spezzare d'un colpo con questo strappo violento i fili già rallentati che lo legano ancora alla sua finzione, insomma, se otteniamo che riacquisti d'un tratto la sensazione della distanza del tempo... Sarà guarito. Lo distaccheremo. Potremo sperare di riavviarlo come un orologio che si sia arrestato a una certa ora. Ecco, sì, quasi coi nostri orologi alla mano, aspettare che si rifaccia quell'ora, là. Uno scrollo e speriamo che esso si rimetta a segnare il suo tempo dopo un così lungo arresto. Ah, Carlo! E Frida, dove se n'è andata? Eccola, viene a momenti. L'automobile è arrivata? Sì. Ah, sì, e ha portato l'abito? È già qui da un pezzo. Oh, benissimo, allora. E dov'è, dov'è? Ma, ora vedrete. Ecco qua. Sua Altezza, la Marchesa Matilde di Canossa. Ma di Toscana, prego. Canossa è il mio castello. Ma guarda, guarda, pare un'altra. Pare me. Dio mio, vedete? Ferma, Frida, ferma. Vedete? È proprio il mio ritratto vivo. Sì, sì, perfetto, perfetto, il ritratto. Eh sì, c'è poco da dire. È quello. Guarda, guarda che tipo. Non mi fate ridere, che scoppio. Dico, ma che vitino avevi, mamma? Mi sono dovuta succhiare tutta per entrarci. Aspetta, ferma. Queste pieghe... Ma ti va così stretto veramente? Oh, soffoco. Bisognerà far presto, per carità. Ma dobbiamo prima aspettare che si faccia sera. No, 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 non ci resisto, non ci resisto fino a sera. Ma perché te lo sei indossato così subito? Appena l'ho visto, la tentazione irresistibile. Potevi almeno chiamarmi, farti aiutare. È ancora tutto spiegazzato, Dio mio. Ho visto, mamma, ma pieghe vecchie. Sarà difficile farle andar via. Non importa, Marchesa. L'illusione è perfetta. Con permesso, si collochi così, qua, a una certa distanza, un po' più avanti. Per la sensazione della distanza del tempo. 20 anni dopo. Un disastro, eh? Non esageriamo. No, no, dicevo anche... Dico per l'abito. Dico per vedere... Ma per l'abito, dottore, altro che 20 anni. Sono 800. Un abisso. E glielo vuol far saltare davvero con un urtone. Da lì a qua. Da Frida alla Marchesa. Ma lo raccatterà a pezzi col corbello. Signori miei, pensateci. No, dico sul serio. Per noi sono 20 anni, 2 abiti e una mascherata. Ma se per lui, come dice lei, dottore, si è fissato il tempo, se egli vive là, con lei, 800 anni addietro, dico, sarà tale la vertigine del salto che è piombato in mezzo a noi? No. Ma come dice di no? No, perché la vita, caro barone, riprende. Qua, questa nostra diventerà subito reale anche per lui e lo tratterrà subito, strappandogli ad un tratto l'illusione e scoprendogli che sono appena 20 gli 800 anni che lei dice. Sarà, guardi, come certi trucchi, quello del salto nel vuoto, per esempio, del rito massonico, che pare chissà che cosa e poi alla fine si è sceso uno scalino. Oh, che scoperta. Ma sì, guardate Frida la Marchesa, dottore. Chi è più avanti? Noi vecchi, dottore. Si credono più avanti i giovani. E non è vero. Siamo più avanti noi di quanto il tempo è più nostro che loro. Se il passato non ci allontanasse. Ma no. Da che? Se i giovani debbono fare ancora quel che abbiamo fatto noi, dottore. Invecchiare, rifacendo su per giù le stesse sciocchezze. L'illusione è questa, che si esca per una porta davanti dalla vita. E non è vero. Se appena si nasce si comincia a morire, chi per primo ha cominciato è più avanti di tutti. E il più giovane è il padre Adamo. Guardate là, d'800 anni più giovane di tutti noi, la Marchesa Matilde di Toscana. Ti prego, Tito, non scherziamo. Ah, se ti pare che io scherzi. Ma sì, Dio mio, da che sei venuto? Come? Mi sono perfino vestito da Benedettino. Già, per fare una cosa seria. Dico, se è stato serio per gli altri, ecco, per Frida ora, per esempio. Ah...
Le giuro, dottore, che non capisco ancora che cosa lei voglia fare. Ma lo vedrà, mi lasci fare. Sfido se lei vede la marchesa ancora vestita così. Ah, perché deve anche lei? Sicuro, sicuro, con un altro abito che è di là, per quando a lui viene in mente di trovarsi davanti alla marchesa Matilde di Canossa. Di Toscana, di Toscana. Ma è lo stesso. Ah, ho capito. Se ne troverà davanti due. Due, precisamente, e allora... Venga qua, dottore, senta. Eccomi. Per Dio, ma dunque... Che cosa? Vi interessa tanto veramente? Tanto da prestarvi a questo? È enorme per una donna. Per una donna qualunque? Ah no, per tutte, cara, su questo punto. È un'abnegazione... Gliela devo. Ma non mentite, voi sapete di non avvilirvi. E allora? Che abnegazione? Quanto basta per non avvilire voi agli occhi degli altri, ma per offendere me? Ma chi pensa a voi in questo momento? Ecco, ecco, dunque, sì, faremo così, dottore. E voi? Voi, dico a voi... Andate a chiamare uno di quei tre là. Sì, subito. Ma dobbiamo fingere prima di licenziarci. Appunto, lo faccio chiamare per predisporre il vostro licenziamento. Tu, Tito, puoi farne a meno, tu resta qua. Ma sì, sì, ne faccio a meno, ne faccio a meno. Anche per non metterlo di nuovo in diffidenza, capisci? Ma sì, quantité négligeable. Bisogna dargli assolutamente, assolutamente la certezza che ce ne siamo andati via. Permesso? Avanti, avanti. Ecco... Voi vi chiamate Lolo? Voi? Lolo o Landolfo, come vuole. Bene, guardate, adesso il dottore e la marchesa si licenzieranno. Benissimo, basterà dire che hanno ottenuto dal pontefice la grazia del ricevimento. È lì nelle sue stanze, che geme, pentito di tutto ciò che ha detto e disperato che la grazia non lo terrà. Se vogliono favorire, avranno la pazienza di indossare di nuovo gli abiti. Sì, sì, andiamo, sì, sì. Andiamo. Aspettino. Mi permetto di suggerire loro una cosa, d'aggiungere che anche la marchesa Matilde di Toscana ha implorato con loro dal pontefice la grazia che sia ricevuta. Ecco, vedete se mi ha riconosciuta? No, mi perdoni, è che teme tanto l'avversione di quella marchesa che ospitò il Papa nel suo castello. È strano, nella storia che io sappia, ma loro signori sono certo in grado di saperlo meglio di me, non è detto, è vero, che Enrico IV amasse segretamente la marchesa di Toscana. No, no, affatto non è detto. Anzi, tutt'altro. Ah, ecco, mi pareva, ma egli dice d'averla amata, lo dice sempre. E ora teme che lo sdegno di lei per questo amore segreto debba agire a suo danno sull'animo del pontefice. Bisogna fargli intendere che questa versione non c'è più. Ecco, benissimo. Benissimo, già. Perché è precisamente detto nella storia, se voi non lo sapete, che il Papa si arrese proprio alle preghiere della Marchesa Matilde e dell'Abate di Cluny. E io vi so dire, caro Belcredi, che allora, quando si fece la cavalcata, intendevo appunto avvalermi di questo, per dimostrargli che il mio animo non gli era più tanto nemico quanto egli si immaginava. Ma allora, a meraviglia, cara Marchesa, seguite... Seguite la storia. Ecco, senz'altro allora la signora potrebbe risparmiarsi un doppio travestimento e presentarsi con Monsignore sotto le vesti di Marchesa di Toscana. Ah, no, sì. No, no, questo no, per carità, rovinerebbe tutto. L'impressione del confronto deve essere subitanea, di colpo. No, 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 Marchesa, andiamo, andiamo. Lei si presenterà di nuovo come la duchessa Adelaide, madre dell'imperatrice, e ci licenzieremo. Questo è soprattutto necessario, che egli sappia che ce ne siamo andati via. Su, su, non perdiamo altro tempo, che ci resta ancora tanto da preparare. Io sono pronta, andiamo, prego. Dottore. Ma io incomincio a aver di nuovo una gran paura. Ma da capo, Frida. Era meglio se lo vedevo prima. Ma credi, non ce n'è proprio di che. Non è furioso? Ma no, è tranquillo. Malinconico. Non hai sentito che ti ama? Grazie tante, giusto per questo. Non ti vorrà far male. Ma sarà poi l'affare di un momento. Già, ma là al buio, con lui. Per un solo momento. E io ti sarò accanto e gli altri saranno tutti dietro le porte, in agguato, pronti ad accorrere. Appena si vedrà davanti tua madre, capisci? Per te la tua parte sarà finita. Il mio timore piuttosto è un altro, che si farà un buco nell'acqua. Non cominciare, ti prego, Tito. A me il rimedio pare efficacissimo. Anche a me, anche a me. Già l'avverto in me, sono tutto un fremito. Ma i pazzi, cari miei, non ragionano. Ma che c'entra qua il ragionamento, scusa? Come? Non ti pare tutto un ragionamento che, secondo noi, egli dovrebbe fare vedendo lei e vedendo sua madre? Ma lo abbiamo architettato noi tutto quanto. Ma no, niente affatto, che ragionamento? Gli presentiamo una doppia immagine della sua stessa finzione, come ha detto il dottore. Senti, io non ho mai capito perché si laureino in medicina. Chi? Gli alienisti. Oh, bella. In che cosa vuoi che si laureino? Se fanno gli alienisti. Appunto, in legge, cara. Tutte chiacchiere. E chi più sa chiacchierare, più è bravo. Elasticità analogica, la sensazione della distanza del tempo.
E intanto la prima cosa che dicono è che non fanno miracoli, quando ci vorrebbe proprio un miracolo. Ma sanno che più ti dicono che non sono taumaturghi e più gli altri credono alla loro serietà, non fanno miracoli e cascano sempre in piedi, che è una bellezza. Eccoli, eccoli, accennano a venire di qua. Ah sì? Ah, sì, pare che egli li voglia accompagnare. Sì, sì, eccolo, eccolo. Ritiriamoci, sì, allora, sì, ritiriamoci. Sì, 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 no. Ritiriamoci. No, Bertoldo, voi restate qua. Io devo restare? E io vi domando come potrei essere astuto se poi mi credono caparbio. No, ma no, che caparbio, per carità. Sarei per voi allora veramente astuto? No, no, né caparbio né astuto. No, signore, se la caparbietà non è vizio che possa accompagnarsi con l'astuzia, speravo che, negandomela, almeno un po' d'astuzia me la voleste concedere. Ma se ve la volete tenere tutta per voi... Ah, come io vi sembro astuto. No, monsignore, non sembrate affatto. Con permesso, qua sulla soglia una parola in confidenza a Madonna la Duchessa. Vostra figlia vi è cara veramente? Ma sì, certo. E volete che la ricompensi con tutto il mio amore dei gravi torti che ho verso di lei? Benché non dobbiate credere alle risolutezze di cui mi accusano i miei nemici. No, no, io non ci credo, non ci ho mai creduto. Ebbene, allora volete... Che cosa? Che io ritorni all'amore di vostra figlia? Non siate amica. Non siate amica della Marchesa di Toscana. Eppure vi ripeto che ella non ha pregato, non ha scongiurato meno di noi per ottenere la vostra grazia. Non me lo dite, non me lo dite, ah per Dio, Madonna, non vedete che effetto mi fa? Voi l'amate ancora? Ancora? Come dite ancora? Ma voi forse sapete, nessuno lo sa, nessuno deve saperlo. Ma forse lei sì lo sa, se ha tanto implorato per voi. Monsignore, com'è vero che questa mia moglie io ho saputo d'averla soltanto dopo. Tardi, tardi. E anche adesso, sì, devo averla. Non c'è dubbio che l'ho. Ma vi potrei giurare che non ci penso quasi mai. Sarà peccato, ma non la sento. Proprio non me la sento nel cuore. Ma è meraviglioso però che non se la senta nel cuore neanche sua madre. Mi parla dell'altra e con un'insistenza che non riesco proprio a spiegarmi. Forse per levarvi, maestà, un'opinione contraria che abbiate potuto concepire della Marchesa di Toscana. Dico ben inteso in questo momento. Ah, perché anche tu sostieni che mi sia stata amica. Sì, in questo momento sì, maestà. Ecco, sì, proprio per questo. Ho capito. Vuol dire allora che non credete che io l'ami. Ho capito, non l'ha mai creduto nessuno. Nessuno mai sospettato. Meglio così, basta, basta. Monsignore, avete veduto? Le condizioni da cui il Papa ha fatto dipendere la revoca della scomunica non ha nulla, ma proprio nulla a vedere con la ragione per cui mi aveva scomunicato. Dite a Papa Gregorio che ci rivedremo a Bressanone. E voi, Madonna, se avrete la fortuna di incontrare la vostra figliuola giù nel cortile del castello della vostra amica Marchesa, che volete che vi dica? Fatela salire. Vedremo se mi riuscirà di tenermela stretta accanto moglie e imperatrice. Molte fin qui si sono presentate assicurandomi d'essere lei, quella che io, sapendo di averla, sì, ho pur cercato qualche volta. Non è vergogna, mia moglie. Ma tutte, dicendomi di essere Berta, dicendomi di essere di Susa, non so perché, si sono messe a ridere. Capite, a letto, io senza quest'abito, lei anche, un uomo e una donna, è naturale, non si pensa più a ciò che siamo, l'abito appeso resta come un fantasma.
E io penso, monsignore, che i fantasmi in generale non siano altro in fondo che piccole scombinazioni dello spirito. Immagini che non si riesce a contenere nei regni del sonno, si scoprono anche nella veglia, di giorno, e fanno paura. Io ho sempre tanta paura, quando di notte me le vedo davanti, tante immagini scompigliate che ridono, smontate da cavallo. Basta. Vi ho trattenuto anche troppo qui in piedi. Vi ossequio, Madonna. Vi riverisco, Monsignore. Ah, buffoni, buffoni, buffoni. Un pianoforte di colori. E appena la toccavo, bianca, rossa, gialla, verde. E quell'altro là, Pietro Damiani. Ah, ah, perfetto, azzeccato, si è spaventato di ricomparirmi davanti. Ma cosa? Oh, guarda questo imbecille che sta a mirarmi a bocca aperta. Ah, non lo capisci? Non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti, buffoni spaventati? E si spaventano solo di questo, che io stracci loro addosso la maschera buffa, come se non li avessi costretti io stesso a mascherarsi per questo mio gusto qua di fare il pazzo. Ma come? Che dice? Ma dunque? Ah, basta, finiamola. Mi sono seccato. Per Dio! L'impudenza di presentarsi qua, a me, ora, col suo ganzo accanto. E avevano l'aria di prestarsi per compassione, per non far infuriare un poverino già fuori del mondo, fuori del tempo, fuori della vita. Altrimenti quello là, ma figuratevi se l'avrebbe subita una simile sopraffazione. Oh, loro sì, tutti i giorni, ogni momento, pretendono che gli altri siano come li vogliono loro. Ma non è mica una sopraffazione questa, che è il loro modo di vedere, di pensare, di sentire. Già, ciascuno ha il suo, eh? Anche voi avete il vostro, certo. Ma quale può essere il vostro? Quello della mandria, misero, labile, incerto. E quelli ne approfittano e vi fanno subire e accettare il loro, per modo che voi sentiate e vediate come loro. O almeno si illudono, perché poi che riescono a imporre parole. Parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Ma si formano pure così le cosiddette opinioni correnti. E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio, pazzo. Per esempio, che so, imbecille. Ma dite un po'. Ma si può star quieti a pensare che c'è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete come vi vede lui? A fissarvi nella stima degli altri secondo il giudizio che lui si è fatto di voi. Ah, pazzo, pazzo. Ah, non dico mica ora che lo faccio per scherzo, ma prima che battesti la testa cadendo da cavallo. Vi guardate negli occhi. Che rivelazione, eh? Sono pazzo? Non sono pazzo? Via, sì, sono pazzo. E allora, per Dio, inginocchiatevi! Inginocchiatevi! Vi ordino di inginocchiarvi! E toccate tre volte la terra con la fronte! Giù! Tutti davanti ai pazzi si deve star così. Su via, pecore, alzatevi. Non avete obbedito. Potevate mettermi la camicia di forza. Schiacciare uno col peso d'una parola. Che è? Una mosca. Ma tutta la vita è schiacciata così dal peso delle parole. Il peso dei morti. Spunta il giorno, eh? Il tempo è davanti a voi, un'alba. Ah, questo giorno che ci sta davanti, voi dite... Ce lo faremo noi. Sì, voi. E salutatemi tutte le tradizioni, e salutatemi tutti i costumi. Mettetevi a parlare, ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette. Credete di vivere.
rimasticate la vita dei morti. Tu non capisci niente già al solito, eh? Come ti chiami? Io? Bertoldo. Ma che Bertoldo, sciocco. Qua, Quattrocchi, come ti chiami? Veramente mi chiamo Fino. Fino? Fino Pagliuca, sì, signore. Ma se vi ho sentiti chiamare tante volte tra voi, tu ti chiami Lolo? Sì, signore. Oddio, ma allora... Che cosa? No, dico che... Non sono più pazzo, ma no! Non mi vedete. Scherziamo alle spalle di chi ci crede. So che tu ti chiami Franco. Sì. E tu aspetta. Momo. Ecco, Momo. Ma dunque! Oddio! Che? Niente? Facciamoci tra noi una bella, lunga, grande risata. È guarito! Non sarà vero! Com'è? Tu non ridi, eh? Sei ancora offeso, ma no, ma... non dicevo mica a te, sai. Conviene a tutti, capisci? Conviene a tutti far credere pazzi certuni per avere la scusa di tenerli chiusi. E sai perché? Perché non si resiste a sentirli parlare. Che dico io di quelli là che se ne sono andati? Che uno è una baldracca, l'altro un sudicio libertino, l'altro un impostore. Non è vero. Nessuno può crederlo, ma tutti stanno ad ascoltarmi spaventati. Vorrei sapere perché, se non è vero. Non si può mica credere a quello che dicono i pazzi. Eppure si stanno ad ascoltare così, con gli occhi sbarrati dallo spavento. Perché? Va, dimmi tu perché. Sono calmo, vedi? Ma perché forse credono no, che... No, caro, no, non così. Guardami bene negli occhi. Non dico che sia vero, va, sta tranquillo. Niente è vero. Ma guardami negli occhi. Sì, ecco, bene. Ah, lo vedi anche tu. Lo hai anche tu ora lo spavento negli occhi. Perché ti sto sembrando pazzo. Ecco la prova. Ma che prova? Ma con questo vostro sgomento, perché ora di nuovo vi sto sembrando pazzo. Eppure, per Dio, lo sapete. Lo credete, lo avete creduto fino ad ora che sono pazza. È vero o no? Ma lo vedete. Lo sentite che può diventare anche terrore con questo sgomento. Come per qualche cosa che vi faccia mancare il terreno sotto i piedi, vi tolga l'aria per respirare. Per forza, perché trovarsi davanti a un pazzo? Sapete che significa? Significa trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi e attorno a voi. La logica di tutte le vostre costruzioni. Che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi. O con una loro logica che vola come una piuma, volubili, volubili. Oggi così e domani chissà come. Voi vi tenete forte. E essi non si tengono più, volubili, volubili. Voi dite, ah, questo non può essere. E per loro può essere tutto. Ma voi dite che non è vero, e perché? Perché non par vero a te e a 100.000 altri. Ah, cari miei, allora bisognerebbe vedere che cosa invece par vero a questi 100.000 altri che non sono detti pazzi e che spettacolo danno dei loro accordi fiori di logica. Io so che a me, bambino, appariva vera la luna nel pozzo. E quante cose mi parevano vere. E credevo a tutto quello che mi dicevano gli altri. Ed ero beato. Perché guai! Guai se non vi tenete più forti a ciò che vi par vero oggi, a ciò che vi parrà vero domani, anche se sia l'opposto di ciò che vi pareva vero ieri. Guai se vi affondaste come me a considerare questa cosa orribile che fa veramente impazzire. Che se siete accanto a un altro e gli guardate gli occhi, come io guardavo un giorno certi occhi, potete figurarvi come un mendico davanti a una porta in cui non potrà mai entrare.
Chi vi entra non sarete mai voi col vostro mondo dentro, come lo vedete, lo toccate, ma uno ignoto a voi. Come quell'altro, nel suo mondo impenetrabile, vi vede e vi tocca. Ah! Oh, si è fatto buio qua. Vuole che vada a prendere la lampa? La lampa, sì. Credete che non lo sappia, che appena volto le spalle con la mia lampa a olio per andare a dormire, accendete la luce elettrica qui per voi e anche là nella sala del trono? Fingo di non vederla. Vuole allora... No, ma cercherebbe. Voglio la mia lampa. Ecco, sarà già pronta qua, dietro la porta. Ecco, un po' di luce. Vedete attorno alla tavola. No, ma non così, in belli e sciolti atteggiamenti. Ah, ecco, tu così. Tu così. Ah, ah così. E io qua. Oh. Che bel raggio decorativo. Giova a noi, giova la luna. Io per me ne sento il bisogno e mi ci perdo spesso a guardarla dalla mia finestra. Chi può credere a guardarla che lo sappia che 800 anni siano passati e che io seduto alla finestra non possa essere davvero Enrico IV che guarda la luna. Guardate, guardate che magnifico quadro notturno, l'imperatore tra i suoi fidi consiglieri. Ci provate gusto, A sapere che non era vero. Vero che cosa? No, ecco, perché a lui è entrato nuovo in servizio. Io appunto questa mattina dicevo, peccato, così vestiti e con tanti bei costumi là in guardaroba e con una sala come quella. Vabbè. Peccato, dici? Già, che non sapevamo... Di rappresentarla per burla qua, questa commedia? Perché credevamo che... Ecco, sì, che fosse sul serio. E com'è? Vi pare che non sia sul serio? Se lei dice che... Dico che siete sciocchi! Dovevate sapervelo fare per voi stessi, l'inganno. Non per rappresentarlo davanti a me e davanti a chi viene qua in visita di tanto in tanto, ma così, per come siete naturalmente, tutti i giorni. Davanti a nessuno. Per te, capisci? Che in questa tua finzione ci potevi mangiare, dormire e grattarti anche una spalla se ti sentivi prurito. Sentendovi vivi, vivi veramente nella storia del 1100 qua alla corte del vostro imperatore Enrico IV. E pensare da qui, da questo vostro mondo, da questo vostro tempo remoto così colorito e sepolcrale, pensare che a una distanza di 8 secoli in giù, gli uomini del 1900 si abbaruffano intanto, si arrabattano in un'ansia senza requie di sapere come si determineranno i loro casi, di vedere come si stabiliranno i fatti che li tengono in tanta ambascia e in tanta agitazione, mentre voi invece già nella storia, con me. E per quanto tristi i miei casi, aspre le lotte, dolorose le vicende, già storia, non cangiano più, non possono più cangiare, fissati per sempre. Ah, bello, bello. Bello. Sì, bello, bello, ma basta. Ora che lo sapete voi, non potrei più farlo io. Ah, per Dio, debbo farla pentire d'essere venuta qua. Da suocero, mi si è mascherata. E lui da padre abate. E mi portano con loro un medico per farmi studiare. Ah, buffoni! Voglio avere il gusto di schiaffeggiargliene almeno uno. Quello là è un famoso spadaccino. Mi infilterà. Ah, beh, vedremo, vedremo. Chi è? Deo gratias. È Giovanni. È Giovanni che viene come ogni sera a fare il monacello. Sì, sì, facciamoglielo fare, facciamoglielo fare. Sciocco, perché?
Per fare uno scherzo alle spalle di un povero vecchio che lo fa per amor mio? Deve essere come vero, non capisci? Appunto, come vero. Perché solo così non è più una burla la verità. Avanti, avanti, padre. Tutti i documenti della mia vita e del mio regno a me favorevoli furono distrutti deliberatamente dai miei nemici. È solo sfuggita alla distruzione questa mia vita scritta da un umile monacello a me devoto. E voi vorreste riderne? Sedete, sedete, padre. Qua, e la lampa accanto. Scrivete, scrivete. Eccomi pronto, maestà. Il decreto di pace emanato a Magonza giovò ai meschini e ai buoni, quanto nocque ai cattivi e ai potenti. Apportò dovizie ai primi, fame e miseria ai secondi. No, no, restate, restate. Farò da me. Buonanotte. Buonanotte, maestà. Buonanotte. Enrico. Chi mi chiama? Enrico! Ah! Ah! Paura! No, no, Frida, eccomi qua, sono con te. Basta, basta, non c'è da fare più nulla. È guarito, Frida, ecco, è guarito, vedi? Guarito? Era per ridere, stai tranquillo. No, no, ho paura. Ma di che? Guardalo, se non era vero, non è vero. Non è vero? Ma che dite, guarito? Pare, per quanto a me. Ma sì, ce l'hanno detto loro. Ma sì, da tanto tempo, lo ha confidato a loro. Ma come? Se fino a poco fa. Ma... recitava per ridere alle tue spalle. E anche di noi, che in buona fede... È possibile. Anche di sua sorella, fino alla morte. E avanti? Lì, avanti? Avanti che? Non sarà morta tua sorella soltanto? Mia sorella? Io dico la tua, che costringesti fino all'ultimo a presentarsi qua come tua madre, Agnese. E non era tua madre? Mia madre. Mia madre, appunto. Ma è morta a me, vecchio e lontano, tua madre. Tu sei calato ora fresco di là. E che ne sai tu, se io non l'ho pianta a lungo, in segreto, anche vestito così? Ma che dici? Piano, piano, per carità. Che dico? Domando a tutti se non era Agnese la madre di Enrico IV. Voi, Marchesa, dovreste saperlo, mi pare. No, io no, io no. Ecco che ritorna il delirio. Piano, signori miei. Ma che delirio, dottore. Riprende a recitare la commedia. Io? Avete votato quelle due nicchie là? Lui mi sta davanti da Enrico IV. Ma basta ormai con codesta burla. Chi ha detto burla? Non lo cimenti, per amor di Dio. Ma l'hanno detto loro, loro, loro. Voi avete detto burla? No, veramente, che lei era guarito. E dunque basta, via. Non vi pare che diventi d'una puerilità intollerabile la vista di lui, Marchesa, e la vostra parati così? Ma statevi zitto. Chi pensa più all'abito se lui è veramente guarito? Guarito, sì. Sono guarito. Ma non per farla finita così subito come tu credi. Lo sai intanto che da 20 anni nessuno ha mai osato comparirmi davanti qua come te e codesto signore? Ma sì, lo so. E difatti anch'io questa mattina ti comparvi davanti vestito... da monaco, già. E tu mi prendesti per Pietro Damiani e non ho mica riso, credendo appunto... che fossi pazzo. E ti viene da ridere ora, vedendo lei così, ora che sono guarito. Eppure potresti pensare che ai miei occhi il suo aspetto ora... oh! E voi siete medico, eh? Io? Sì. E l'avete parata voi da Marchesa di Toscana anche lei? Sapete, dottore, che avete rischiato di farmi tornare per un momento la notte nel cervello? Per Dio! Far parlare i ritratti, farli balzar vivi dalle cornici. Oh, bellissima la combinazione, due coppie. Benissimo, benissimo, dottore.
Ma a lui sembra ora una carnevalata fuori di tempo, eh? Via ormai anche questo mio abito da mascherata. Per venirmene con te, vero? Con me? Con noi? E dove? Al circolo? In marsina e cravatta bianca? O a casa, tutti e due insieme, della Marchesa? Ma dove vuoi? Vorresti rimanere qua ancora, scusa? A perpetuare solo quello che fu lo scherzo disgraziato d'un giorno di carnevale? Ah, è veramente incredibile, incredibile come tu l'abbia potuto fare liberato dalla disgrazia che t'era capitata. Già, ma vedi, è che cadendo da cavallo e battendo la testa, io fui pazzo per davvero, io. Non so per quanto tempo. Ah, ecco, ecco, e durò a lungo? Sì, dottore, a lungo, circa 12 anni. E non vedere più nulla, caro, di tutto ciò che dopo quel giorno di carnevale avvenne per voi e non per me. Le cose come si mutarono, gli amici come mi tradirono, il posto preso da altri, per esempio, che so, ma supponi nel cuore la donna che tu amavi, e chi era morto, e chi era scomparso. Tutto questo, sai, non è stata mica una burla per me, come a te pare. Ma no, io non dico questo, scusa. Io dico dopo. Ah, sì, dopo. Un giorno, a caso interessantissimo, dottore, studiatemi, studiatemi bene. Un giorno da sé, chissà come, il guasto qua si sanò. Riapro gli occhi a poco e non so in prima se sia sonno o veglia. Ma sì, sono sveglio. Tocco questa cosa, quella, torno a vedere chiaramente. Ah, come lui dice, via, via allora quest'abito da mascherata. Apriamo le finestre, respiriamo la vita, andiamo fuori. Dove? A farmi mostrare a dito da tutti come Enrico IV. Non più così, va bene, ma a braccetto con te, tra i cari amici della vita. Ma no, che dici? Perché? Se fu una disgrazia. Ma se già mi chiamavano pazzo, prima, tutti. E tu lo sai, tu che più di tutti ti accanivi contro chi tentava difendermi. Oh, via, per il scherzo. Ah, e guardami i capelli. Ma li ho grigi anch'io. Ah, con questa differenza, che io li ho fatti grigi qua, da Enrico IV, capisci? E non me ne ero mica accorto. Me ne accorsi in un giorno solo, tutto a un tratto, riaprendo gli occhi. E fu uno spavento, perché capii subito che non solo i capelli, ma doveva essere diventato grigio tutto così, tutto crollato, tutto finito, e che sarei arrivato con una fame da lupo a un banchetto già bello e sparecchiato. Ma gli altri, scusa. Ah, lo so, non potevano stare ad aspettare che io guarissi. Nemmeno quelli che, dietro a me, punsero a sangue il mio cavallo bardato. Come, come? Sì, a tradimento, per farlo springare e farmi cadere. Ma questo lo so adesso io. Ah, sarà stato anche questo per uno scherzo. Ma chi fu? Chi stava dietro la nostra coppia? Ah, non importa saperlo. E allora, dottore, vedete se il caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia. Preferire star pazzo. Trovando qua tutto pronto e disposto per questa delizia di nuovo genere, viverla con la più lucida coscienza, la mia pazzia, e vendicarmi così della brutalità di un sasso che mi aveva ammaccato la testa. La solitudine, questa, così squallida e vuota, come m'apparve riaprendo gli occhi, rivestirmela subito, meglio, di tutti i colori e gli splendori di quel lontano giorno di carnevale quando voi... Eccovi là, Marchesa, trionfaste. Fare che diventasse per sempre non più una burla, ma una realtà. La realtà di una vera pazzia. E allora qua tutti mascherati. E la sala del trono. E questi quattro miei consiglieri. Segreti e, si intende, traditori. Io vorrei sapere che ci avete guadagnato svelando che ero guarito. Se sono guarito non c'è più bisogno di voi e sarete licenziati. Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente da pazzo. Ah, ma vi accuso io ora a mia volta. Sapete, credevano di potersi mettere a farla anche loro adesso, la burla, con me alle vostre spalle. Assenti, non c'è male. Voi? Oh, bisogna perdonarmi.
Questo che è per me la caricatura evidente e volontaria di quest'altra mascherata continua ad ogni minuto, di cui siamo i pagliacci involontari, l'abito, il loro abito, dico, perdonateli, ancora non lo vedono come la loro stessa persona. Sono guarito, signori, sì, perché so perfettamente di fare il pazzo e lo faccio quieto. Il guaio è per voi che la vivete agitatamente senza saperla e senza vederla, la vostra pazzia. Siamo arrivati, guarda, alla conclusione che i pazzi adesso siamo noi. Ma se non foste pazzi, tu e lei insieme sareste venuti da me. Io veramente sono venuto credendo che il pazzo fossi tu. E lei? A lei non so. Vedo che è come incantata da quello che tu dici, affascinata da codesta cosciente tua pazzia. Parata come già siete, dico, potreste anche restare qua a viverla, Marchese. Voi siete un insolente. Non ve ne curate, non ve ne curate. Seguite a cimentare. Eppure il dottore gliel'ha avvertito di non cimentare. Ma che vuoi che magiti più ciò che avvenne tra noi? La parte che avesti nelle mie disgrazie con lei, la parte che lui adesso ha per voi. La mia vita è questa, non è la vostra. La vostra in cui siete invecchiati, io non l'ho vissuta. Li ha vissuti lei. Se li è goduti lei, questi 20 anni per diventare... Eccola là. Come io non posso riconoscerla più. Perché io la conosco così. Per me è questa, sempre! Mi sembrate tanti bambini che io possa spaventare. E ti sei spaventata davvero tu, bambina, dello scherzo che ti avevano persuaso a fare, senza intendere che per me non poteva essere lo scherzo che loro credevano, ma questo terribile prodigio, il sogno che si fa vivo in te più che mai. Eri lì un'immagine. Ti hanno fatto persona viva, ora sei mia, mia, sei di diritto mia. Trateneteli, trateneteli, vi ordino di trattenerli. Lasciala, lasciala, tu non sei pazzo. Non sono pazzo. T'ha ferito. Non ero io. Venite qua, tenetelo. Non è pazzo. Ora sì, per forza, qua insieme e per sempre.